Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Veronica, se non ci conosciamo, ci conosciamo con uno svuota la spesa, che è tutta sul tavolo e per terra, perché non ci stava. Abbiamo fatto la spesa da Coop Shop, la spesa online dell'Ipercoop. L'abbiamo fatta ieri, potete scegliere la fascia oraria, già dal giorno dopo potete avere la spesa a casa. Noi l'abbiamo scelto per il giorno dopo e è arrivata tutta. Non ci ricordiamo se abbiamo selezionato le borse, quelle frigo, però non sono arrivate le borse frigo, quindi probabilmente non le abbiamo selezionate, non si sa. Qualche prodotto, come vi ho detto in quelli precedenti, può essere sostituito o se no viene segnalato che non è reperibile. Qualcuno ce l'hanno sostituito e uno non era proprio reperibile. Abbiamo speso 200 euro più o meno, spedizione gratuita, perché mi sembra oltre i 100 la spedizione gratuita, però non ne sono sicura. Sono chiusi tutti in questi sacchi giganti di plastica, più o meno divisi per categorie. Questa volta è arrivato in super orario, aveva messo dalle 4 alle 6, era la fascia disponibile più vicina, alle 4 e poco è arrivato. Allora, apriamo, ne ho una se riesco. Allora, qui abbiamo fatto scorta di latte. Latte intero UHT, quello a lunga conservazione marcato Coop. Ne abbiamo presi un bel po', sono 6 confezioni e ci hanno messo insieme anche i formaggini tigre. Ditemi chi è che non l'ha mangiato. Questi hanno segnato la mia infanzia e adolescenza, sicuro. E questo era il contenuto. Poi, altra busta gialla. Ormai ho fatto la collezione. Io le riutilizzo o per mettere via delle cose o per fare la raccolta differenziata. Non va sprecato. Qui c'è la birra. Birra messa ognuna nel pluriball, in questi sacchetti di pluriball. Il fidanzato ne ha prese 2, 4, 6, 6 birre e ce n'hanno messa una in omaggio, che chissà se gli piacerà. Non sa se gli piace. Della Heineken. Come? Heineken Silver. Ma cos'è? È un omaggio. Ah, ti fa schifo l'anno. No, va bene, è buona. Dice il fidanzato che è buona, quindi prendiamo per buono quello che dice lui. Heineken Silver, e a me piace solo la Corona come birra, se qualcuno se lo chiedesse. E qui c'erano solo birre, infatti è un po' pesantino. Ok, andiamo avanti. In questa sacchettina più piccolina ci dovrebbero essere le uova, che ovviamente non riuscirò. Anche le uova le hanno messe nel pluriball. L'altra volta non mi sembra che l'abbiano messa nel pluriball, però è meglio, almeno evitano che si rompano. Poi altro sacchettino che non riuscirò ad aprire. Qui ci sono le vellutate. Questa la vedo un po', è superstite questa poverina. Ne abbiamo prese 2, vellutata di zucca con patata dolce biologica. Maneggiamo con cura perché non vorrei fare danni.
Andiamo avanti, altro sacchettino, li chiudono tutti con i nodi, alcuni riesco a aprirli, altri no. Qui c'è della Fior Fiore Coop lo strolghino, che è buonissimo, questo qui, è già fatto a fette e salame, buonissimo, prendetelo. Però causa dipendenza, io lo dico. E abbiamo preso anche salame felino IGP Fior Fiore Coop. Questo un po' ci dura, in realtà non ci dura tanto, però facciamo finta. Poi ritorniamo ai sacchettoni, che i sacchetti piccoli sono finiti. Sacchettone questo bianco trasparente, qui c'è frutta e verdura, almeno da quanto vedo. Le zucchine scure ci hanno messo due, l'uva Vittoria, peperoni rossi ne hanno messi due separati, peperoni della Vivi Verde Coop, melanzana bella cicciona, aglio, aglio rosso italiano, le banane, quelle solidal che piacciono a me, e la zucca, eccola qua, guardate che bella zucca, che bella, ha fatto un macello, ha fatto, però è bella lo stesso. Sempre chiuso con nodi. Ah, qui c'è un sacco di cosine. Allora, il Kinder fetta al latte, Choco Fresh, che non posso mai mancare, il fruttolo, se non avete mangiato il fruttolo dovete rimediare e mangiarli, sono buonissimi, ne abbiamo preso due confezioni. Poi pancetta affumicata Citterio, buona, era in offerta, quello che mi ricordo, pancetta affumicata Citterio, infatti era in offerta, ne abbiamo prese due. Poi sugo fresco e quattro formaggi della Buitoni, mai provato, proveremo. Sugo fresco ai funghi di Giovanni Rana, io ho provato quello ai carciofi e mi è piaciuto, anche se si ha i pezzi un po' più grandi, non è tutto salsa. Poi guanciale stick beretta, due confezioni, formaggio, ho provato a prendere questo parmareggio 30 mesi, proveremo. Sempre di parmareggio ho preso anche quello grattugiato. Un altro Buitoni quattro formaggi, un altro ai funghi. Nell'altro sacchetto dovrebbe esserci quello cacio e pepe, ma non c'era quello che volevamo noi. Questo mi rompo perché non ce la faccio. Ci hanno messo tre cacio e pepe della Coop, sugo fresco, cacio e pepe, questo non abbiamo mai provato, della Coop abbiamo provato quella ai funghi e quella ai quattro formaggi, che sono buoni, sarà buono anche lui. Poi questo non l'ho mai visto, Gute Green cubetti vegetali al gusto di pancetta affumicata. Praticamente va benissimo per vegetariani e vegani, penso proprio di sì, cioè sembra pancetta ma non la è, è una cosa nuova, visto che voglio ritornare verso l'essere vegetariana,
ma ci vuole un po' di tempo. Altra novità che non avevo mai visto, lo Yomo, quello al caffè zero grassi con yogurt magro, mai visto, l'avete visto? Io no. È diventato il mio yogurt preferito, ho preso al caffè magro e quello al caffè classico, 2 e 2. Poi altro sacchetto, ma stavolta blu, qui c'è il congelato, credo, voilà, abbiamo preso vimi verde bio, tris di polpette vegetali con zucca, broccoli e cavolfiore. Io amavo i broccoli. Poi il gelato Mars, chi non ha mai mangiato il Mars, è buonissimo, non vedo l'ora di mangiare il gelato Mars. Un altro gelato al Mars perché ce l'hanno sostituito, che non c'era quello al Bounty. Poi abbiamo preso come gelato Ferrero Rocher, quello triple experience al caramello, molto buono. Poi nuggets di pollo marcate Coop, le crocchette di patate marcate Coop e pasta snella, le patatine che vanno bene per la friggitrice ad aria. Penultimo sacchetto, qui c'è il cocomero, cocomero, anguria, chiamatelo come volete, anguria, è pesantissimo, pesa la bellezza di 9,4 kg, quindi quanto? Pesa tanto. Il fidanzato sarà molto felice perché se lo papperà tutto lui, che a me non piace. Ultimo sacchettone, che è veramente gigante, non ci vedo più. Allora, si è fatto scorta di patatine della Char, quelle Curvis Paprika, ne ha prese parecchie. Poi Yeppi Pippo, come non ricordare Yeppi Pippo, che mia nonna li chiamava Happy Pippo, grande mamma. Poi sono ritornati i cornetti alla bicocca misura, che sono buonissimi. Abbiamo fatto scorta di salse e infatti, come per la birra, le hanno messe tutte nei sacchetti Pluriball, che non l'hanno mai fatto questa cosa qui. C'è la salsa chili, che qualcuno ama molto, qualcuno. Poi c'è sugo frutti di mare alla pescatora, che non c'era quello che avevamo scelto, allora hanno sostituito con questo. Quelli che mi ricordo ve lo dico, ma non posso ricordarmi tutto. Qui c'è la salsa cocktail della Coop, salsa rosa, salsa cocktail della Calvè, la barbecue piccante per il fidanzato e la mia amata Calvè classica, la maionese. Tutto messo in questi qui a rischio di proteggere dai venti. Abbiamo fatto scorta di riso basmati, non si vede, 2 kg di riso basmati marcato cotto. Provatelo perché è buonissimo e fa meno male del riso classico. Scorta di campagnole, non possono mai mancare,
Ho preso queste veline qui della Tempo, sono 120 veline. Carta igienica, non avevo scelto questa, ma hanno messo questa. Carta igienica maxi rotoli Casa Coop, sono 8, io l'avevo presa da 12. Vabbè. Infine, una, due e tre casse d'acqua Vita Snella. Sì, deve essere tutto. Questa era tutta la spesa. Vi ho già detto più o meno tutto, quanto abbiamo speso, quanto ci ha messo, tutte le specifiche varie. Spero che il video vi sia piaciuto, è stato utile in qualche modo. Lasciate un like, un commentino qui sotto. Iscrivetevi al canale, mi raccomando. Vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!